Onore ai caduti. Vai avanti. Rendendo così gli onori ai nostri attivi del gruppo che sono andati avanti. ...1929-2019, 90 anni di vita. Luigi Calcaterra, Agazzi Giovanni Battista, Manzoni Giovanni, Locatelli Delfino, Aldo Franco Rossi, Capelli Alessio, Capelli Francesco, Gotti Vittorio e Rota Adriano. Questi capogruppo che mi hanno preceduto dal 1929 ad oggi. Persone accomunate da un solo fine, la nostra associazione. Qualcuno l'ho conosciuto personalmente, di altri ho solo ricordi tramandati. Uomini alquanto diversi tra loro, che hanno accompagnato il nostro gruppo in momenti della storia completamente differenti. Dalla Costituzione dopo la Prima Guerra Mondiale, al delicato passaggio che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, alla rinascita dalle ceneri lasciate da quest'ultima, fino ai giorni nostri. Ognuno, a modo suo ed in egual valore, ci ha permesso di essere qui oggi a festeggiare un traguardo importantissimo. E da quel che vedo lo festeggiamo facendo parte di un'associazione più viva che mai. Durante questi giorni, la sera specialmente, ho cercato di scrivere questo mio discorso un poco per volta, cercando di non dimenticare nulla di quanto fatto in 90 anni, un'impresa epica. Mi sono accorto che stavo tralasciando moltissime cose fatte, tantissimi nomi di persone che ci hanno aiutato, ma soprattutto mi stavo perdendo in una retorica del passato che contrasta con quello che ho vissuto negli ultimi due giorni. Mi stavo perdendo in quel che è stato, non che non sia importante, al nostro passato dobbiamo il nostro presente ed il nostro futuro, ma non può essere tutto relegato al tempo che fu. Dicevo che in questi giorni, durante l'organizzazione di questo 90° di fondazione, ho avuto bisogno, oltre ai consiglieri degli alpini che ringrazio, di moltissime persone che non fanno parte della nostra associazione. Ovunque ho chiesto aiuto, sono stato aiutato senza esitazione. È bastata la parola alpini e tutte le porte si sono spalancate. In una società frenetica come la nostra, rappresentando un'associazione d'armi che ha i suoi fondati valori nel passato, non era affatto scontato. Significa solo che ciò che rappresentiamo ed i nostri valori fondanti sono tuttora autentici ed attuali. Nel mio cinismo non lo davo per scontato. Ieri sera, al Santuario della Madonna del Castello, gli amici dei Piccoli Passi hanno dato luogo ad una rappresentazione teatrale dal titolo «Gli scarponi nella polvere, la penna nel cielo, 90 anni di sentieri tra passato e futuro». Futuro. Nello scrivere il copione hanno associato gli alpini al futuro. Ma com'è possibile? Non siamo sempre meno? Hanno reintrodotto la naia obbligatoria? Nulla di tutto questo.
hanno avuto solo la sensibilità di capire che chi trasmette valori non muore mai. Chi fa del bene dimentica di quanto fatto, ma spera di poter fare di più un domani. Sentirlo dire tra noi alpini è una regola, è la quotidianità, ma sentirlo dire sinceramente da chi alpino non è, significa che abbiamo vinto. Abbiamo vinto con la nostra testardaggine, con la nostra voglia di fare, con la semplice mano tesa a chi chiede aiuto o solamente accompagnando un fratello andato avanti con i nostri gagliardetti al cielo. Non so tra 90 anni cosa sarà della nostra associazione, del nostro gruppo. Gli alpini non ci saranno più, o forse sì, ma di una cosa sono sicuro: ci sarà qualcuno che ci ricorderà con nostalgia e orgoglio. Thank you.
Benissimo, con questa rappresentazione abbiamo cominciato quelle che sono le celebrazioni per il nostro 90esimo. Speriamo di non aver urtato la sensibilità di alcuno. Se abbiamo deciso, Veronica, puoi raggiungermi per cortesia. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale e tutti voi che avete partecipato a questo evento, ma il grazie più grande consentitemi di fare a Veronica e ringrazio lei per la compagnia di tutti i passi. Mi sa che un tono ce l'abbiamo anche noi nel gruppo e avete capito chi è. Detto questo, io ringrazio tanto Veronica perché questo è un progetto che è partito tanti mesi fa. È partito tanti mesi fa e si è impegnata a scrivere questa pièce teatrale e noi gli abbiamo fatto solo una richiesta che mi sembra sia stata accolta in pieno. Proiettiamoci verso il futuro. Abbiamo 90 anni, non sappiamo il nostro gruppo quanto durerà l'associazione, ma siamo sicuri che i nostri valori, che sono qui da vedere, dureranno per ancora un po' di anni. Scusate l'emozione, quindi ti ringrazio tantissimo. Ringrazio soprattutto i tecnici che hanno lavorato tantissimo per mostrarvi un santuario della Madonna come non si era mai visto. Ringrazio tanto anche il custode Andreino, che l'abbiamo costretto a fare le ore tarde durante le prove. Quindi poi lasciamo la parola. Abbiamo fatto sparire l'altare, ma lo rimettiamo domani mattina. Altrimenti, quindi. Detto questo, poi prenderà la parola Don Giorgio, che non vedo ma so che c'è, che voleva parlarci anche del santuario. Per ultimo, poi usciremo dalla pieve e fuori ci aspetterà un piccolo rinfresco. Grazie di aver partecipato. Io invece ringrazio a nome di tutto il mio gruppo, ringraziamo voi alpini per la fiducia che ci avete dato, perché il gruppo non è proprio così ordinato e serio sempre. Purtroppo, dovendo parlare di 147 anni di storia degli alpini, dovevamo accennare per forza alle guerre. Anzi, io devo dire grazie perché nel documentarmi sono venuta a conoscenza di molto e molto altro. Non l'ho voluto mettere per non appesantire la serata, che è un momento di festa. Un momento di festa concluso proprio con questi ragazzi. Quest'anno hanno partecipato, pensa, più di 500 ragazzi di varie età. E il campo scuola, secondo me, è un'eccellenza del nostro territorio perché è inclusivo, i ragazzi senza tecnologia imparano a portare termine dei compiti, non si lascia indietro nessuno, piuttosto lo si porta sulle spalle, è capitato, e quindi è una bellissima esperienza. Grazie ragazzi. Io vi porto anche i saluti del parroco e quando scendiamo un po' le vicine in chiesa di Vano vi invito, chi non l'ha mai fatto, lo fa solo in febbraio, vi do anche scendere in cripta e visto che è un po' il cuore di questa chiesa, di questo santuario, anche dire una piccola preghiera per chi è andato avanti e anche per chi oggi continua a essere alpino in mezzo agli altri. Buona serata a tutti.